Dunque andiamo, ci accediamo al nostro terminale Spettri, così vediamo più informazioni. E nel mentre magari c'è anche un negozio qua, vediamo allora. Codice accesso Bataria. Con un codice accesso di livello Spettro è possibile bypassare i protocolli standard di sicurezza e intercettare rapporti diplomatici di alto livello. L'ubicazione delle console dalle quali si è effettuato l'accesso con codici sospetti sarà caricata sul factotum degli Spettri ed evidenziata con una più semplice individuazione attiva. Poi cosa abbiamo? Un paziente Batarian di nome Gorek si trova nella clinica improvvisata dell'accampamento temporaneo per rifugiati all'hangar da tracco E24. Ha delle ferite e ha una situazione clinica non chiara. Lo staff medico dell'Huerta Memorial Hospital ha fornito degli antidolorifici, ma non ci sono trattamenti a lungo termine disponibili. Nessuna informazione su Gorek è disponibile prima del suo arrivo alla cittadella, poiché l'egemonia Batarian ha rifiutato di condividere dei dati. Ok. Autorizzazione di sorveglianza. L'SSC ha richiesto un certo numero di mandati di sorveglianza nel tentativo di trovare prove che possono incriminare gli informatori di Cerberus nella cittadella. Gli ufficiali hanno esaminato tutti i dati pubblici, ma non possono accedere a quelli privati. L'autorizzazione Spettro abiliterebbe SSC ad analizzare dati privati senza informare le agenzie civili. Vai. Poi autorizzazione per la milizia civile. L'SSC ha fatto richiesta di una milizia civile per difendere la cittadella in caso di altri attacchi. Molti ufficiali dell'SSC ritengono che una milizia potrebbe favorire lo stato di reattività della cittadella e migliorare il morale. Servono però l'autorizzazione e i fondi per il programma. L'autorizzazione Spettro potrebbe permettere all'SSC di iniziare l'addestramento dei volontari civili, utilizzando il denaro normalmente destinato ai bonus dei dirigenti. Vai, ok. Scorte mediche. Le scorte mediche inizialmente utilizzate per le zone occupate sono state riportate alla cittadella perché l'invasione dei razziatori ha reso impossibile le consegne. Le scorte sono attualmente stoccate ai moli, ma possono essere portate all'Huerta Memorial Hospital con l'autorizzazione Spettro. Vai, anche questo. E l'ultimo. Gli istruttori dell'Accademia Grissom hanno richiesto delle strutture nella cittadella per allenare gli studenti più giovani che sono riusciti a evitare l'attacco alla scuola, ma che non sono ancora pronti per unirsi agli studenti veterani in combattimento. Le autorità della cittadella troveranno dello spazio per gli studenti se uno Spettro approverà la richiesta. Vai. Ok, abbiamo autorizzato tutto. Perfetto. Vediamo qua il negozio. Ah, ecco, volendo potrei comprarle. Cosa che ci dà? Allora, questi li prendo subito. Questo stabilizzatore della temperatura. Nella colonia salariana di Senoquol si sta verificando un abbassamento dell'alimentazione che minaccia le incubatrici per le uova. La colonia sarà obbligata a evacuare la zona a meno che non si riusciranno a impiegare degli stabilizzatori di temperatura. La perdita di una colonia potrebbe aumentare ulteriormente le difficoltà nel guadagnarsi il supporto salariano in guerra. La tecnologia di stabilizzazione della temperatura ANAR può essere acquistata a una modica cifra. Vai, prendiamo. Ok, qua ci fanno scegliere praticamente la nostra arma speciale, ma io non uso nessuna delle tre, perché uso il fucile d'assalto e adesso la mitraglietta, quindi non mi gioverebbe avere queste tre, una di queste tre per il momento, al massimo ripasserò dopo. Poi vediamo, bene, abbiamo guadagnato un bel po' di roba. E adesso dobbiamo andare, dunque, mi pare... Ah, ecco, qua c'è un terminale da vedere, va bene. Purgatori ci sono già stati. Al mercato dobbiamo parlare con Sellea, ok. Andare ai moli. E credo basta. Basta. Allora, io inizierei con l'andare ai moli. Sì, tutte cose che aumentano la nostra reattività, ok. Ma per avere un livello di reattività alto, semplicemente dobbiamo fare le missioni, tutte le missioni N7, perché purtroppo, sì,
per chi come me non è interessato al multiplayer, in Mass Effect 3 hanno fatto che per avere un livello di reattività alto senza fare le missioni N7 bisogna giocare per forza al multiplayer. E insomma, a me il multiplayer non mi interessa. Vediamo se qua c'è quello che sto cercando. Ma ho preso una cosa da un'altra parte, ma non so se è la condotta termica. Lo scopriremo, mi sa, parlando con Presley. E con Presley, con Adam. Oh madonna. Ah no, pensavo di essermi bloccato. Ok. Posso parlare con lui? Solo se è necessario, comandante. Soffre molto. Ridurrò la sedazione, ma faccia presto. Il paziente è in pericolo di vita. Ok, Ti chiami Gorek? Sparisci. Non ho niente da dirti. Nemmeno cosa ci fa un terrorista sulla cittadella? Tu! Ci conosciamo? Ogni Batarian che aveva parenti su Aratoth conosce il tuo volto. Il pianeta è investito dall'esplosione del portale Alpha. Tu hai sterminato una colonia. Se solo... avessi la forza di... Ho distrutto il portale di Aratoth solo per scongiurare l'invasione dei razziatori. Ah, facile dirlo, ora che sono davvero arrivati. E non farmi credere di avere rimorsi. Pensi che non mi senta in colpa? Ho distrutto una colonia. Penso spesso agli innocenti che sono morti. E come non abbia potuto avvertirli in tempo. Alla fine non avevo altra scelta. Accetta le mie scuse, se valgono qualcosa. Se sei davvero pentita, se nutri un sincero rimorso, compi un atto di pietà. Stacca questa macchina, lasciami riunire alla mia famiglia. Beh, se non c'è proprio più niente da fare, ok. Oh, grazie. Vabbè, abbiamo terminato la vita a un malato terminale, praticamente, un ferito, diciamo, che comunque sarebbe morto, insomma. E c'è altro da vedere qua, a parte lui. Vabbè, c'è il solito Jane. No, allora forse no. Non c'è nient'altro da vedere. Allora adesso vediamo un attimo dove andare. No, al mercato forse. Vediamo, ho visto prima. Già non mi ricordo. Bene. Allora, vediamo. Ah no, devo vederlo così, se no non mi fa vedere. Sì, al mercato, al mercato. Allora, se Lea si trova zona 4. Vediamo qua. Non ne sono sicuro però che queste zone... No, infatti non c'è niente qua. Dobbiamo andare di là. Non è molto preciso qua. Questo? Ne avete trovata un'altra? Sì, anche a Zachera. Vabbè. Non capisco perché all'improvviso ti fai così tanti problemi. Questo? Che succede qui? Sono in posizione all'SSC. Allontanali così posso intervenire e ucciderlo. Non rispondere. Dove? Aspetta. Ah, lui? Non ho potuto fare a meno di ascoltare. Questi schemi per degli stabilizzatori termici. Ah, quello delle uova. Potrebbero aiutarti? Ma è perfetto. I coloni e mia sorella saranno entusiasti. Grazie. Sono in debito con te. Ok. E con lui? Comandante Shepard. Ecco perché il mio piano è andato storto. Come dice? Su via, sono all'SSC, in borghese e armato. Da riconoscere le sconfitte.
Mi lasci solo spiegare. Capitano Aaron Sommers, Marine dell'Alleanza, in congedo. Capitano Sommers. Qui c'è un prigioniero, un agente SSC che ha aiutato Cerberus. SSC l'ha catturato quando lei ha sventato l'attacco. Ora intende collaborare offrendo informazioni su Cerberus. Dove vuole arrivare? Lui non merita una seconda occasione. Ha ucciso delle persone durante l'attacco. Brava gente! E faceva parte dell'Alleanza, come noi. Per come la vedo io, è un problema nostro. Vai, usiamo la nostra risposta da esemplare. Uccidendo quell'uomo infangherà l'uniforme almeno quanto lui. Stronzate! Anch'io detesto i compromessi, ma le informazioni in suo possesso salveranno delle vite. E chi lo dice? I nostri superiori. Coloro ai quali abbiamo prestato giuramento, Capitano Sommers. Sì, comandante. Mi scusi, comandante. Chiudiamola qui, grazie. Oh, vabbè, missioncina breve breve, guadagnato punti eroe. Vediamo se Liara per caso si è sbloccata, sì, giusto. O se proprio si è buggata totalmente. Salve, Shepard. Ah, no, ok. Si è sbloccata, però non ci dice nulla, vabbè, ok. Va bene, con lei devo... No, non bisogna parlare. Adesso dove bisogna andare? Qua no, abbiamo visto... No, il terminale dove era all'ospedale. Ok, allora andiamo all'ospedale. Comunque, Sellea mi sembrava un nome, da donna, non da uomo, però vabbè. Comunque da femmina, ecco. Allora, ospedale. Attenda, prego. Arrivo all'Huerta. Il terminale. Dove c'è? Zona 2. Ah, ok. Sarà qua o destra o sinistra. Vediamo. Aspetta, ce l'ho. Ah, ecco. A destra. Qui. Knowles, sono Shepard. Ho trovato un luogo d'utilizzo dei codici. Bene, disattiverò tutto. Ho solo bisogno di confermare il suo stato di spettro. Qualcuno ha usato questa roba per togliere energia a una decina di sistemi di supporto vitale nell'ospedale. Bene, quel codice d'accesso è disattivato. Pensa di riuscire a trovarne altri? Sì, aspetta, adesso giriamo. Dov'è? Qua. Ah, ok. Stato spettro riconosciuto. Attenda, prego. Arrivo all'hangar d'attracco di 24. Ci andremo da un'altra parte o... Ho le tue direttive. Sì, soldato. Eccolo qua. Voglio illustrartele prima che arrivi la squadra. L'alleanza vuole schierare... Knowles, ho trovato un altro luogo in cui sono stato... È un pianeta bassa... Dannazione! Questi sono i codici per la navigazione remota. Lo schianto della settimana scorsa all'attracco... Credevamo fosse stato un incidente. No. Shepard, su quella nave c'erano 117 soldati dell'alleanza. Tutti umani. Come i pazienti nell'ospedale. Quindi abbiamo dei codici Batarian e qualcuno che detesta gli umani. Così pare. Bene, anche questo codice è disattivo. Dovrebbe restarne uno soltanto, comandante. Ok. Dove? Ah, okay. Giriamo tutte le zone praticamente. Dov'era qua? Attenda, prego. No, aspetta. No, sì, giusto. Zona 4. Ah, fino in fondo. Vabbè. Facciamoci quest'altra passeggiata. Intanto guardiamo se...
Non ci credo. No, no, non credo ci sia da parlare con qualcuno almeno. Aspetta. No. Ah no, avevo visto male. No, ok, ok. Figlio di puttana. Knowles, qui è stato usato l'ultimo codice d'accesso. Cos'è stato, comandante? Sto perdendo il segnale. Shepard. Balak. Dovevi uccidermi su quell'asteroide sopra Terra Nova. Aspettavo questo momento. Tutto ciò che è successo alla mia gente è solo colpa tua. Ti ho solo impedito di distruggere Terra Nova. Sì, dopo il mio fallimento il governo Batarian ha accelerato le ricerche sul Leviatano di Dis. Ne hai mai sentito parlare, comandante? Dell'antica corazzata organica trovata dalla mia gente su Jartar 20 anni fa. Ti suona familiare? Un razziatore. Avete studiato i resti di un razziatore? Sì, per essere finalmente riconosciuti come una vera potenza della galassia. Abbiamo messo al lavoro le nostre menti migliori. E sono state tutte indottrinate. Non appena il razziatore ha raggiunto Karshan, dei traditori hanno disattivato i sistemi difensivi. Le navi hanno sparato contro bersagli alleati. Siamo stati distrutti dall'interno. A causa tua. Io non ho annientato la tua gente, Balak. Sono stati i razziatori. Eravamo un popolo fiero, magnifico. Ora hai visto come ci hanno ridotti quei razziatori. Sono intrappolato su questa cittadella. Le nostre navi conoscono la posizione dei razziatori solo perché ho intercettato le trasmissioni del Consiglio. Ora sono l'ufficiale con il grado più alto dell'intera egemonia. Non posso salvare la mia gente. Non è rimasto nessuno. Ma solo vendicarmi di te. Balak, avevi scagliato quell'asteroide verso Terra Nova per aiutare la tua gente. Uccidermi non servirà a niente. Vendicherò anche il sistema Balak. I razziatori l'avrebbero distrutto comunque, e questo lo sai. Sto cercando di unire i Krogan e i Turian. Siamo la migliore speranza della galassia. Se ci tieni alla tua gente. Ah! Le nostre navi sono vostre. Shepard, tutto bene? Sì, quei codici non saranno più un problema. Ma quello è... vuole che lo arresti? Vorrei che gli ficcasse un proiettile in testa, ma questo è il giorno dei compromessi. Lo lasci andare, è uno spettro a ordinarlo. Ho capito, comandante, e grazie. Bene, abbiamo guadagnato delle navi Batarian, ottimo. Va bene, direi che queste missioncine qua dovrebbero essere finite. Vediamo. Sì, a parte queste, sì. Sì, allora direi di tornare sulla Normandy. Va bene. E vedere se ho preso il componente giusto. Adesso come prossima missione non mi ricordo cosa c'è, con chi manca, beh, a parte di Quaria, non mi ricordo, eh. Comunque, torniamo sulla Normandy. Era qua. Shepard, non so proprio cosa dire. Sto cercando di ripensare a tutto quanto, di capirne il senso. Eri ancora in piena convalescenza. Come sei finita a collaborare con Udina? Mi hai visto in ospedale. Stavo impazzendo. Mi sembrava di aver deluso tutti quanti. Quando Udina mi ha offerto di diventare uno spettro, ho pensato di avere un'occasione per fare qualcosa di buono. Neppure io potevo stare a guardare. Già. E alla fine è successo un disastro. Non avrei voluto metterti in quella situazione. Io e te siamo dalla stessa parte. Beh, di sicuro non punterò mai più un'arma sul mio ufficiale comandante. Abbiamo fermato Udina e ce la siamo cavata. Questo è quello che conta. Non riesco a credere che fosse lui il responsabile di tutto. Sarà stato indottrinato? Difficile dirlo. Come possiamo combattere qualcosa che ti si intrufola nella testa? Non lo so.
ma non abbiamo scelta. Volevo parlarti proprio di questo. Hackett mi ha chiesto di unirmi alla sua squadra. È un'offerta allettante, ma preferirei andare in fondo a questa storia a bordo della Normandy. Ma ribenvenuta. Permesso concesso, tenente. Solo cerca di puntare la tua arma in direzione dei razziatori, ok? Sarebbe preferibile, grazie. Prendi la tua roba e trovati un posto, Williams. Agli ordini, comandante. E Ash? Sì? È bello riaverti qui. Sì, signora. Beh, oddio. Dopo i mille problemi mentali che si è fatta, cioè, cavacca, ce n'è messo di tempo. Shepard, sono riuscito a contattare Anderson, lo stavo aggiornando. Odina, quel bastardo è sempre stato avido di potere, ma questo... Non era lui a comandare, Cerberus l'ha usato per prendere il controllo della cittadella. Per quale motivo? Non lo so, non ancora. Sarebbe potuto andare peggio. Shepard ha impedito che il consigliere Valern venisse assassinato. Kai Lang. Come? Il tuo assassino. Hackett ti girerà i miei dossier su di lui. Per farla breve, fa attenzione. Quindi vi conoscete già? Cari Sanders e io l'abbiamo già incontrato. Una volta gli ho sparato alle gambe. Pensavo fosse finito, ma è riapparso su Omega ancora più forte. L'uomo misterioso l'ha aiutato? Immagino di sì, visto cosa sono riusciti a fare con te, Grayson. Possiamo presumere che Lang sia ancora più pericoloso. Sfrutterò qualsiasi vantaggio contro quei bastardi. Il loro attacco potrebbe aver avuto un effetto collaterale inaspettato. Sono stato contattato dal consigliere Asari. Ci chiede un aggiornamento sul crucibolo. Lang li ha spaventati. Abbastanza da aiutarci. Sì, ora potremo contare sul supporto di Asari e Salarian. Come procede il crucibolo? Bene. Le nostre stime indicano che abbiamo completato circa il 50% delle parti note. Di già. Una volta decodificati, gli schemi sono progettati in modo da permettere non solo ai Protean, ma anche ai nostri scienziati di tradurre le informazioni. Sappiamo come utilizzarlo? Non ancora. I nostri scienziati sono convinti che se utilizzato in modo corretto, potrebbe generare abbastanza energia da distruggere i razziatori. La domanda è... come dispenserà tale energia? E in che forma? Intende come faremo a impedire che ci spazzi via tutti? Esatto. Riteniamo che il catalizzatore sia la chiave per scoprire come concentrarne l'energia e dirigerla soltanto contro i razziatori. Ci sto lavorando. Troverai le risposte, Shepard. Ti manderò un aggiornamento degli schemi. Nel frattempo, proseguiremo con la costruzione. E noi continueremo a combattere ad assicurarci che ci sia una terra su cui tornare. Beh, non vi deluderò di sicuro. Vi siete sempre fidati di me, non vi deluderò. Non siamo ancora finiti. Gli dei della guerra non ci hanno abbandonati. Buona fortuna a tutte e due, Anderson, chiudo. Comandante, la flotta Turian si sta assottigliando. Ci servono altre navi di supporto e i Quarian sono aperti al dialogo. Ho capito, signore, me ne occuperò io. Mi raccomando, ultimamente il confine Geth è piuttosto instabile. Hackett, chiudo. Shepard, hai un attimo. Un mio contatto nell'alto comando Asari ha insistito affinché ti girassi una richiesta di soccorso. Qualcosa che non possono gestire? Da quello che vedo, hanno inviato diverse squadre di comando a indagare. Nessuna ha fatto ritorno. Non l'hanno chiesto esplicitamente, ma credo che l'alto comando speri nel tuo aiuto. Tu cosa ne pensi? Se non fosse importante, non avrebbero chiesto aiuto. Le coordinate della colonia sono sulla mappa galattica. Cercherò di capire cosa sta succedendo. Oh, tutti a chiedere aiuto, ma puoi aiutare me? Ha voglia metterli insieme, eh? Allora, vediamo. Ah, beh, sì, nuova roba. Ok, abbiamo potenza militare. Buono, buono. 1762, c'è ancora un po' da, diciamo, da prenderne di reattività, ma va bene. Dunque, quindi, adesso la missione principale è il velo di Perseo, forse è l'ora dei Quarian. Poi abbiamo Mesana, richiesta di soccorso, priorità, velo di Perseo. E queste sono tutte le missioni secondarie, vabbè, ok. C'è qualcuno con cui parlare? No. Vediamo.
Beh, qua ci saranno le solite due. Bastardi di Cerberus. E anche quel figlio di puttana di Udina. Cazzate. Udina ha fatto un patto con... Va bene, continuate a parlare. Tu hai qualcosa da dire? Ho ottenuto delle informazioni interessanti. Hai un momento? Sì. Comandante, c'è una cosa che devi vedere. Cos'hai scoperto? Degli scienziati di Cerberus si sono dati alla macchia. Forse hanno capito di stare dalla parte sbagliata. Non sappiamo a cosa lavorassero, ma erano tra i migliori scienziati dell'uomo misterioso. Potrebbero aiutarci a costruire il crucibolo. Sì, ottima idea. Forse potremmo reclutarli. Molti membri di Cerberus agiscono in buona fede. Come facevo io. E avevi ragione, comandante. Ora Cerberus sembra responsabile di gravi crimini, ma... io ero su Horizon durante l'attacco dei collettori. Davvero? Mi pare di averti detto di essere cresciuta nei sistemi Terminus. Ero andata a trovare i miei familiari. Mentre l'Alleanza restava a guardare, tu hai salvato me e la mia famiglia. L'Alleanza ha già cercato di mettersi in contatto con loro. Non sono ancora riusciti a trovarli, ma continuano a provare. Come Cerberus. Sto monitorando le sue trasmissioni. Ho rintracciato l'origine dei segnali di varie cellule di Cerberus e incrociato i dati con gli spostamenti delle navi. Li hai trovati? Sì, credo di sì. Ottimo lavoro. Carica tutto sulla mappa, gli darò un'occhiata. Grazie per il tuo tempo, comandante. Grazie a te per il tuo lavoro, insomma. Ex scienziati di Cerberus. Vediamo i messaggi, allora giochiamo. Da Samantha, comandante. Grazie per aver trovato il tempo di parlare con quel civile. Sono curioso di sapere come il grande comandante Shepard ammazza il tempo tra una missione e l'altra. Chiamami se hai voglia di bere qualcosa nella tua cabina. Ti prometto una serata di giochi e divertimenti. Ah. Poi intervista da Diana Allers. Le principali emittenti trasmettono a ciclo continuo report sull'attacco della cittadella. Tutti si chiedono come sia morto Udina. Potresti dedicarmi un'oretta a preparare ciò che è successo? Meglio la tua cabina piuttosto che la sala conferenze, così non ci disturberà nessuno. Ho sentito che conoscevi personalmente il consigliere. Se vuoi stare un po' per conto tuo o non vuoi parlarne, posso capire. Diana. Ok, ci vediamo al bar. Jack. Gli studenti stanno spaccando di brutto, li hanno messi in turni molto brevi per non farli stancare troppo, e queste rotazioni ci lasciano un sacco di tempo libero. La prossima volta che passi per la cittadella, vieni al purgatorio, se sono sempre lì quando sono occupata a squartare nemici. Ah sì, abbiamo già parlato con Jack. Poi aggiornamento RIA, nuovo articolo, Cerberus. Elysium, una navetta di evacuazione dopo una fuga rocambolesca dalla colonia di Elysium, occupata dai razziatori, si è salvata grazie all'intervento di un biotico. La navetta era carica di bambini che avevano pescato i numeri più alti alla lotteria organizzata per l'evacuazione della colonia, perciò non avevano il diritto di imbarcarsi sulla prima ondata di trasporti in partenza dal pianeta. Il biotico in questione, identificato dalle autorità come Aresh Agadajlu, ha ingaggiato le forze dei razziatori che rischiavano di impedire il decollo della navetta. Il passato di Agdashlu era segnato da episodi di abuso di droga e attività criminali, oltre a una presunta detenzione in un campo di Cerberus su Praja nei suoi primi anni di vita. Testimoni oculari sostengono di averlo visto uccidere decine di creature nemiche prima di esserne sopraffatto, appena in tempo per consentire il decollo della navetta. Da fonti, ok. Poi talpa di Cerberus. Adrien Victus, comandante Shepard. Cerberus ha appena teso un'imboscata a un incrociatore Turian carico di altri ufficiali della gerarchia. La nave è riuscita a fuggire, ma le sue coordinate erano segrete. Se Cerberus ha trovato l'incrociatore, significa che può accedere a informazioni riservate. L'unica persona a conoscenza delle coordinate, oltre a me, era l'ambasciatore Volus di Incorlac. Mi è giunta voce che l'ambasciatore ha già una taglia sulla testa. I miei consiglieri mi impediscono di formulare delle accuse pubbliche contro Korlak. Hanno ragione. Le economie Turian e Volus sono saldamente intrecciate e questo non è certo il momento per la crisi politica che ne risulterebbe. Ma qui c'è in gioco la sicurezza delle nostre flotte. Le chiedo di indagare su Korlak facendo ricorso alle sue prerogative di spettro. Scopra se è davvero una spia di Cerberus. Ho inviato le sue ultime coordinate note al Dipartimento Spettri della Cittadella. Ah, ok.
quindi bisogna tornare là. Forse. Hai un minuto, James Lee Gray, comandante, mi piacerebbe scambiare due chiacchiere con te, appena hai tempo, niente di eccezionale, solo due parole, giuro. Va bene. Dossier su Kai Lang. Shepard, come promesso, ecco tutto ciò che sappiamo su Kai Lang. Messaggio inoltrato, va bene, nome Lang, Kai. Data di arruolamento dell'esercito dell'Alleanza dei Sistemi, 14 novembre 2172. Età arruolamento 16, anche se arruolato con false credenziali. Poi bla 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 bla, visto di servizio, sì, ok, tutto il suo dossier. Attività come affiliato di Cerberus. Le informazioni relative alle attività svolte da Kai Lang dopo il suo ingresso in Cerberus sono frammentarie. Dopo aver organizzato la sua evasione, l'uomo misterioso ha soldato Lang come agente. Nei successivi 10 anni Lang è diventato l'infiltratore e l'assassino di punta dell'organizzazione. Le sue modifiche cibernetiche sembrano includere impianti di classe Phantom sviluppati da Cerberus. Ah, ok, prioritario licenza sulla città. D'ammiraglio Hacker, il comandante Shepard, ho ordinato l'attacco della Normandy alla l'attracco della Normandy alla cittadella per sottoporla a manutenzione. Anche la nave ha detto un po' di riposo. Una squadra di ingegneri si prenderà cura di tutto al vostro arrivo, perciò sbarcate immediatamente, siete tutti in licenza, è un ordine, vi voglio tutti al meglio in vista di ciò che ci aspetta. Un'ultima cosa, l'ammiraglio Anderson possiede un appartamento negli agglomerati, presentati sul posto dopo aver lasciato la nave. Pare abbia proprio una bella casa, ammiraglio H. Ah, questo qua è il DLC, la cittadella, che faremo esattamente alla proprio fine del gioco. Perché è una riunione con tutti i personaggi, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque adesso abbiamo... ci sono un bel po' di genti con cui parlare e noi ci parleremo.